Tutto ciò può sembrare uno scherzo, ma non lo è. Una semplice patatina potrebbe valere 113.000 euro. Quello che è successo a una donna inglese ha dell'incredibile. La caccia alla patatina d'oro è aperta, ecco come riconoscerla. Donsagar, una donna inglese, ha mangiato una patatina ignara del fatto che si trattasse di una patatina d'oro. Avrebbe potuto vincere 110.000 sterline, circa 113.000 euro. Quella patatina aveva una forma molto particolare, simile ad un cuore. A sua insaputa la donna l'ha masticata perdendo un grosso montepremi. Don, la fortunata cliente, aveva tirato fuori da una confezione di patatine, comprata in un supermercato la patatina d'oro. Ha perso tutto, non avrebbe dovuto mangiarla. Le aziende che producono snack periodicamente lanciano campagne promozionali che somigliano ad una caccia al tesoro. Decidono di nascondere all'interno di certe confezioni uno snack o un oggetto che presenta una forma particolare. Chi trova la sorpresa vince un premio, anche in denaro. Una di queste campagne promozionali è stata organizzata da Walkers, in occasione della festa di San Valentino. Secondo il contest, bisognava trovare la patatina a forma di cuore, all'interno delle confezioni dei prodotti. Il fortunato cliente, nel trovare la patatina d'oro, avrebbe vinto un premio di 110.000 sterline. Donsagar ha peccato di distrazione? No, non conosceva affatto il concorso. Era completamente ignara del contest, nonostante la diffusione della notizia, da parte dell'azienda. L'ignara vincitrice del contest Walkers mangiando una patatina, a forma di cuore ha perso 113.000 euro. Donsagar lavora in un supermercato ed è lì che è stata colta da un attacco di fame. Durante un turno di lavoro ha preso dagli scaffali uno dei tanti pacchetti di patatine e l'ha aperto. Non ha fatto caso alla forma insolita della patatina e, del resto, non conosceva il contest, per cui ha portato il salatino alla bocca e l'ha mangiato. Quando ha scoperto di aver perso un montepremi di 110.000 sterline, si è sentita mortificata ma non affranta. Sicuramente, quei soldi le avrebbero migliorato la vita, ma ha dichiarato che il denaro non dà la felicità. Un bel messaggio che, però, potrebbe sembrare la frase della volpe che, non riuscendo ad arrivare all'uva, dice che è acerba. Che ne pensate delle parole della sfortunata vincitrice? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.